Ciao a tutte e a tutte e bentornati in un nuovo video. Oggi video haul di alcune cosettine che ho comprato semplicemente quando sono stata oggi al centro commerciale e volevo farvele vedere perché sono molto carine. Devo essere sincera, questa volta mi sono superata e shopping record, ragazzi, perché penso di aver comprato tutte queste cose in un'ora, compresi cambi, prove, camerini, da record. Sono tre negozi: H&M, Bershka e Pull&Bear, che sono tra virgolette quelli che frequento maggiormente. Una cosa invece che volevo prendere da Zara, non l'ho presa, però sicuramente tornerò a prenderla perché la ragazza mi ha detto che le taglie più piccole sarebbero dovute arrivare. Mi sarei mai aspettata di dirlo, ma mi serviva una S e c'erano solo taglie grandi, la L e l'XL. Era tipo un giubbino jeans tutto strappato nero, quindi mi ha detto torna e lo viene a prendere, quindi fate conto che io abbia preso anche quello. Iniziamo prima di tutto con H&M perché sono le cose più basiche. Spero di ricordarmi i prezzi, ma ci dovrebbero essere scritti tutti i cartellini. Allora, prima cosa di H&M, vi dico subito che ho preso tre paia di leggings, questi base, quelli neri classici. Purtroppo non c'erano quelli che uso sempre io, che sono un po' più coprenti di questa versione qua, però mi sono detta: senti, stiamo andando incontro alle belle stagioni, belle giornate, quindi farà un po' più di caldo, magari mettere leggings un po' più leggerini va meglio, quindi alla fine li ho presi. E appunto ne ho presi tre perché non ho neanche mezzo leggings, o sono bucati gli altri oppure sono slavati, brutti, e quindi mi sono detta: senti, io ne compro tre paia. L'unica cosa carina che ho preso da H&M è questa magliettina che ho visto molto tempo fa sull'applicazione di H&M. L'ho trovata in negozio e mi sono illuminati gli occhi perché costa 12,99 euro, cioè niente, ed è carinissima. È questa maglia di tessutino trasparente, si chiama tulle, comunque sagomata appunto a magliettina. Questa è anche come sono vestita oggi, vedete, con le bretelline, e questa sopra è bellissima. E la particolarità è che sotto ha questa parte segnata tipo con l'elastico e poi sotto viene tipo balza ed è bellissima. Se la trovate o anche solo volete andare a vedere come viene sul sito o sull'applicazione di H&M, andate perché merita. Poi ci sta anche rossa, ci stava, poi non so se ci stanno altri colori, però ecco, io col rosso non mi ci vedo particolarmente. Poi passiamo alle cose che ho preso da Pull&Bear, che non si legge, ma fidatevi. Diciamo che in questo haul mi sono concentrata principalmente sulle magliette perché l'altro giorno ho messo a posto l'armadio, ho buttato tutto quello che ora mi sta a largo, che comunque non è più nel mio stile, non utilizzo, e mi sono ritrovata ad avere pochissime magliette e sono rimasta tipo what? Andiamo ai ripari, quindi vedrete un bel po' di maglie. Infatti la prima cosa che ho preso da Pull&Bear è stata questa. È uno stile di maglia che ho visto molto ultimamente e ne volevo assolutamente una, poi alla fine, vabbè, vedrete dopo, ne ho presa più di una. Comunque è fatta a maniche corte, abbastanza larghina, vestono, infatti io ho preso un M, e hanno questo choker incorporato, non so, qui forse si vede meglio, e hanno questo scollo tipo a V. Questa c'è scritta Last Night, questo color fragola, e poi è nera, e questa qui l'ho pagata 12,99. E altra cosa che ho preso da Pull&Bear, sempre per il fatto che ero super attaccata a questa cosa che ho visto da Zara, ho trovato un simil dupe però in versione corta. Io ho sempre voluto una giacchetta di jeans, non ce l'ho mai avuta, però questa qui mi piace ancora di più perché è nera. Sapete che io mi vesto solo di nero, praticamente sempre solo di nero, è il mood un po' della mia vita, quindi fondamentalmente ci sta tutto. E niente, l'ho trovata, l'ho presa. Anche questa, per trovare la taglia sono impazzita perché ho provato la M, essendo già il modello largo, naturalmente era troppo largo. Per trovare la S ho dovuto mandare la ragazza nel reparto dietro il negozio a cercare tra gli scatoloni. Mi è tornata mezz'ora dopo, tutta grondante di sudore, con questa in mano però vittoriosa, quindi ce l'abbiamo fatta. Ed è questo giacchettino appunto di jeans nero. Il modello è tipo fatto bomberino, però di jeans, ed è abbastanza veste molto largo, come vi ho detto prima, quindi ho dovuto prendere la S. Pagato non si sa quanto perché non trovo l'etichetta. Ah, eccolo qua, 36 euro, un pochino però ci sta perché è proprio fatto bene. Così nero, non ha particolari strappi o cose, è proprio semplice. Vedete le mani come sono larghe, super street style. Sono innamorata appena l'ho visto, non vedo l'ora di utilizzarlo per queste mezze stagioni, sai, magari che tira un po' di vento, ci mettete questa, è stata a posto. Pull&Bear
Beer è andato e manca soltanto Bershka. Dovete sapere che ultimamente Bershka mi sta sorprendendo, perché mi piacciono tantissimo le cose. E infatti anche nell'haul, quando sono stata a Milano, c'erano delle cosette di Bershka, perché è proprio assurdo, mi piace davvero tanto. E vi faccio vedere, questa è la bustina. Ho preso, credo, 3 o 2 cose. Sai che non mi ricordo. No, ne ho prese 3. Ah, 3 magliettine. Ok, sì, adesso mi ricordo. Flashback. Parto con questa, che è la più semplice. Sempre preso l'M, pagata 8 euro, 7,99. Chi mi conosce ormai lo sa che io porto sempre questo stile di maglietta, che è un po' largo ma non troppo, che va a coprire sotto il sederino, quindi abbastanza lunghetta come maglia, e come taglio anche abbastanza maschile. Però lo vendono parecchi negozi, ma non avevo di questo colore. Fatta così, lunga, 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 che assomiglia molto al colore della mia tinta di oggi, che tra l'altro, per chi me lo chiedesse, è Unspoken di Nabla. E appunto non avevo questa maglia di colorazione bordeaux. Dovevo averla, magari a volte per spezzare dal nero, non si sa mai, quindi presa. 8 euro e mi pare ci fossero tante colorazioni, c'era sicuramente nera, bianca, grigia, c'era anche un rosino leggermente cipria e questa e quella verde militare, quindi c'era davvero un sacco. E poi tan tan tan, ho preso 2 maglie simili a quella del choker di prima di Pull&Bear. Allora, quella col choker è sempre nera, non mi sono sbilanciata, però con la scritta bianca invece di essere di quel color fragolina. Poi secondo me, cioè, sono fatte identiche, quindi non so se il marchio sia lo stesso, poi cambiano etichetta, boh. Questa invece l'ho pagata però di meno, l'ho pagata 10 euro, ed è sempre fatta così, vedete, qui col ciocherino attaccato, questa scritta "There is not plan B, take care of this one". Cioè, è troppo carina, dai, non vedo l'ora di indossarle. Sicuramente se mi seguite su 21 buttons, che di cui lascio il mio profilo qua sotto, sicuramente la vedrete. E poi ho preso questa, non è esattamente come le altre col ciocherino, però è un po' rotta come le altre che avevo appunto comprato a Milano. Questa qui l'ho pagata 13 euro, ed è di questo fucsia super bello, con questa scritta molto rock style, mi piaceva, scritto "Babes, easy come easy go", da super bomber questa maglia. E ho preso un L perché la volevo un po' più larga. Questa parte non so se si vede, forse se magari ci inserisco la mano, un geniaccio, vedete qui è bucata, insomma carinissima. Ripeto, mi stanno sorprendendo questi negozi ultimamente, mi piacciono. Detto questo, questi erano i negozi in cui sono stata, volevo semplicemente farvi vedere quello che ho acquistato, anche perché primo sono cose super economiche, negozi che più o meno troviamo in tutte le città, ci stava a farveli vedere perché davvero sono rimasta colpita. Io oggi sono andata così a fare un giro senza aspettarmi grandi cose, invece ottimo bottino. Se questo video vi è piaciuto, thumbs up e iscrivetevi qui sotto. Io vi mando un bacio immenso e ci vediamo al prossimo video, vi aspetto, ciao.